Ciao a tutti gli amici di Apple Mobile, sono Luca. Vediamo oggi come andare a montare un semplice filmato con iMovie. Per lanciare iMovie io preferisco utilizzare Spotlight, quindi digito semplicemente iMovie. Già qui il Mac mi ha trovato il migliore dei risultati, sa che voglio lanciare iMovie ed ecco qua che ho subito la mia finestra, così come dimensione standard. Non volendo utilizzare i menu contestuali, io preferisco lavorare a schermo pieno, quindi clicco sulle due freccette qui nell'angolo in alto a destra e come vedete ho iMovie a schermo intero. Qui sotto ho la mia libreria progetti, volendo crearne uno nuovo devo cliccare su questo più in basso a destra, gli do un nome. Come formato io lascerei panoramico 16 non, in quanto solitamente riprendo i filmati con l'iPhone in modalità landscape, e come frequenza di lavoro direi 30 fotogrammi al secondo. Gli farò inserire automaticamente le transazioni e ho deciso di prendere quella di scambio. Ecco qua che mi piace molto. A questo punto posso creare il mio progetto. Che cosa notiamo? Qui sotto abbiamo la libreria progetti che adesso farà posto al mio progetto e come mi dice per iniziare un nuovo progetto seleziona il video, le foto e trascinali qui. Naturalmente la prima cosa che bisogna fare in un filmato è quella di inserire un buon titolo, quindi io adesso prendo un titolo un po' come si deve, prendiamo ad esempio spostamento verticale e lo vado a inserire all'inizio. Ecco qua. Mi viene chiesto che tipo di sfondo utilizzare, come vedete iMovie di default ce ne offre davvero tanti. Allora io ne devo prendere uno che sia anche abbastanza carino da vedersi, direi che è questo qua, perfetto. E possiamo mettere ad esempio Maria Cresce. Naturalmente posso andare a personalizzare i font, come vedete. Mi vengono cambiati non appena vado a cliccare sopra, ecco qua, perfetto. Posso anche decidere, vedete, di centrare o spostare a destra, a sinistra il mio testo, ecco qua. E quando ho finito vado a cliccare su fine. Le transizioni, come vedete, me le ha aggiunte automaticamente e mi ha dato un intervallo di 15 secondi. Facendoci un doppio clic sopra, io anziché 15 secondi direi di impostarle a 2, ecco qua, applicarle tutte le transizioni, gli dico di mantenere tutto quanto l'intervallo del clip. Perfetto. A questo punto, come vedete, io qua ho la libreria degli eventi, cioè gli eventi sono i filmati che iMovie ha nella sua libreria. In questo caso, che cos'è che può vedere? Gli ultimi filmati che ho importato, oppure i filmati presenti sull'hard disk del mio Macintosh. In questo caso vede che ho sia iPhoto che Aperture. Io gestisco i filmati con Aperture, quindi so esattamente quali filmati sto per andare ad utilizzare ed ecco infatti che mi compaiono. Come vedete io posso con la barra Vai. spaziatrice avere un'anteprima del mio filmato, ecco qua, e posso anche andare a selezionare o andare a modificare la sua durata, semplicemente spostando questo selettore giallo, questo rettangolo giallo che lo va a incorniciare. Una volta che ho trovato la durata che mi interessa, con la mano vado semplicemente a trascinarlo nel posto in cui mi serve. Come vedete, iMovie anche questa volta mi ha rimesso la sua transazione automatica e così via. Ora io, siccome ho intenzione di fare un filmato abbastanza velocemente, ecco qua, vi faccio vedere che cliccando anche con il tasto destro posso selezionare tutto quanto un clip intero. Lo vado a trascinare sempre dove mi serve, ecco qua, e vi faccio notare che ho qui sotto in secondi la durata totale del mio filmato. Ora, volendo mettere una transazione finale, posso mettere una chiusura cerchio. Quindi, cosa che faccio? Seleziono l'ultima transazione, la vado ad eliminare, disattivo quindi le transazioni automatiche, ecco qua, e vado a spostare quella a cerchio. Ora vado a chiudere i miei temi, ecco qua, e
Come vedete, ho il mio filmato della lunghezza appunto di 48 secondi e 12. Per fare un buon filmato, a questo punto io direi che mi conviene selezionare tutto quanto il mio progetto. Quello che mi conviene fare è aggiungere dell'audio. Allora, 48 secondi, semplicemente cliccando sul menu audio, ecco qua. Come potete vedere, ho degli effetti audio di iMovie e mi viene data anche la durata. Ho anche gli effetti di iLife, ecco qua. Ora, 48 e 12 come durata in secondi, io non penso che avrò un filmato che andrà a coincidere esattamente con la durata del mio audio, però volendo posso andarci abbastanza vicino e metterne uno. No, guardate, ecco qua. 48 secondi, posso anche sentire l'anteprima. Direi notevole e ce lo andiamo a mettere proprio sopra. Come vedete, ho due modi: o sopra direttamente al mio filmato, quindi per tutta la sua interezza, oppure posso andare a metterlo sul primo clip e come vedete lo posso andare a spostare proprio dove mi serve. Selezionandolo posso andare a spostarmi ed averlo fino alla fine. Ora, se io clicco due volte sul filmato, posso andare a lavorare sull'audio e, cosa molto importante, posso dirgli dissolvenza in chiusura. Dissolvenza in chiusura, gli posso dare ad esempio gli ultimi 5 secondi. E posso dirgli fine, ecco qua. Ora, se io ho però un audio di sottofondo, capirete bene che non è carino avere anche l'audio nei due clip. Quindi io cos'è che faccio? Selezionati i due clip, ecco qua, perfetto, posso andare a dirgli clip senza audio. Ecco fatto. Ora, per vedere un'anteprima, molto bene, giusto per vedere la chiusura, andiamo alla fine. E come potete notare, l'audio in chiusura ha proprio la dissolvenza che serviva a me. A questo punto, che cosa ci rimane da fare? Ci rimane da condividere il nostro filmato. Cosa possiamo fare? Possiamo esportarlo tramite iTunes o tramite i DVD per creare un DVD. Molti di voi sicuramente opteranno per una condivisione su YouTube o su Facebook. A me piace esportare i miei filmati utilizzando QuickTime. Perché? Perché così ci posso lavorare e posso metterlo in qualsiasi libreria che voglio. Allora, io ecco qua. Decido di esportarlo sulla mia scrivania. Andando sulle opzioni posso andare a scegliere il tipo di compressione audio e video che dir si voglia, ma io lo lascio così com'è. Naturalmente posso anche preparare per uno streaming internet, ecco qua. Da un filmato a un filmato QuickTime, gli posso dire semplicemente salva e come vedete il mio progetto in questo momento sta venendo esportato. Che cosa troverò poi sulla mia scrivania? Troverò un filmato in formato MOV, quindi perfettamente compatibile con QuickTime, il quale potrò condividere come meglio credo su YouTube, su Facebook, su qualsiasi altro tipo di social network. Come vedete, non è stato molto difficile, non abbiamo messo grossi effetti, però sicuramente il filmato che abbiamo creato, agli occhi di chi lo vedrà, sarà sicuramente di grande effetto. Grazie a tutti, ci sentiamo alla prossima. Ciao!